Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo. Siamo arrivati al momento decisivo che è quello della stampa. Quindi abbiamo scattato su pellicola, abbiamo sviluppato la pellicola e adesso noi invece stamperemo come Dio comanda, cioè stamperemo in modo autentico con un vero ingranditore, quello che vi ho spiegato nella puntata precedente. Buona visione a tutti, state attenti più o meno a tutti i passaggi, in modo da autonomizzarvi anche voi sulla stampa autentica bianco e nero. Innanzitutto, che attrezzatura serve? Allora, nella scorsa puntata vi ho fatto vedere questo Durstem 601. Non voglio dire che è un ingranditore vale lato, questo è un eccellente ingranditore, ancora perfettamente funzionante della fine degli anni 70. Questo ingranditore è in grado di stampare sia il formato 6x6 che il formato 24x36 mm. Altro materiale occorrente, il marginatore. A che cosa serve il marginatore? Allora, il marginatore innanzitutto serve per tenere il foglio di carta perfettamente posizionato e bloccato durante l'esposizione. E poi con queste lame è possibile rinquadrare l'immagine in modo da avere sul foglio di carta poi stampato un bordo bianco intorno all'immagine di dimensioni variabili a piacere dall'utente, da 5 mm a 1 cm, 1,5 cm, che a mio parere è fondamentale, anche perché stampare, come si dice in gergo, le foto smarginate non va bene, soprattutto se poi le foto devono essere messe sotto passepartout. Allora, un altro accessorio fondamentale è il focometro. Questo è un focometro della Patterson, tra l'altro è ancora prodotto attualmente, è rimasto esattamente uguale. Il focometro è una sorta di microscopio che si mette sul piano dell'ingranditore per poter, con questa manopola, focheggiare l'immagine del negativo sul foglio di carta. È talmente elevato l'ingrandimento che si riesce a distinguere addirittura la grana della pellicola, perché chiaramente bisogna che la foto proiettata sia perfettamente nitida. È inutile che vi dica che se la foto sul negativo è sfocata non potete creare un nuovo fuoco sotto l'ingranditore, ma se, come si spera, la foto è stata correttamente scattata ed è nitida, con il focometro e agendo sulla messa a fuoco si fa il fuoco perfetto sul foglio di carta. Questo Dursta condensatori ha questo porta filtri, quindi poi ci serve un pacco di filtri. Questi sono i filtri della Ilford che sono ancora disponibili adesso sul mercato, cosiddetti filtri multigrade. Sono filtri di vari colori, vanno dallo 0 fino al 5. Questo, per esempio, è un 3. Vedete che sono, vedete il colore come cambia. Questo è un magenta. Perché i filtri? Perché la carta che andremo ad operare, che è sempre la carta della Ilford, è una carta che si chiama Multigrade. Questa tra l'altro è la Multigrade Deluxe ultima generazione, con rifinitura satinata, politenata, non baritata, che è quella che vi suggerisco di comprare all'inizio, perché la carta baritata è molto più complessa da trattare. Questa carta, a seconda del colore della luce che viene emessa dall'ingranditore, cioè se tende al giallo arancio o se tende al magenta, varia il contrasto della stampa. Quindi, se usiamo delle gradazioni come la 3, la 4 o la 5, tendiamo a contrastare le immagini. Se usiamo delle gradazioni inferiori alla 3, come la 2, la 1 o la 0, tendiamo ad ammorbidire le immagini. Questo può servire da un lato per diciamo salvare un negativo troppo morbido o troppo contrastato, dall'altro per poter fare invece delle interpretazioni personali, quindi esigere una stampa con un forte contrasto oppure esigere una stampa con un contrasto morbido, con molti grigi e con dei neri diciamo piuttosto appiattiti. Per fare questo, come vi dicevo, basta prendere il filtro corretto, questo per esempio è il 2, che diciamo è quasi il filtro universale, lo mettiamo già in posizione nel portafiltri e lo anneghiamo all'interno della testa. Bene, vi ho spiegato quella che in linguaggio si chiama la parte dry della camera oscura, cioè quella asciutta. Adesso parliamo della parte wet, quindi la parte dove si sviluppa. Quindi qui abbiamo tre bacinelle, lo sviluppo, l'arresto e il fissaggio.
Come sviluppo useremo sempre Dilford il PQ Universal, che è uno sviluppo per carte a tono neutro assolutamente perfetto, che va ovviamente opportunamente diluito. A differenza degli sviluppi per pellicola, lo sviluppo per carta non è usa e getta, quindi in 1 litro o in 2 litri di sviluppo diluito è possibile stampare 10, 15, 20, 30 fogli di carta da stampa a seconda della dimensione del foglio di carta da stampa. Poi c'è l'arresto, quindi da questo momento in poi è esattamente come lo sviluppo del negativo. Useremo anche in questo caso l'Ilford e l'Ilford Stop. Tra l'altro, la stessa diluizione che abbiamo usato per arrestare il negativo. L'arresto, di nuovo, esattamente come nello sviluppo, serve per evitare che il fissaggio venga contaminato dallo sviluppo. E questo è il bagno intermedio. Lo sviluppo normalmente dura 2 minuti e l'arresto normalmente dura 1 minuto. Passiamo all'ultimo bagno, che è il fissaggio. Questo è il Rapid Fixer di Ilford. Come vi ho spiegato nell'altra puntata, arresto e fissaggio per sviluppare la pellicola sono gli stessi che si utilizzano anche per fissare e arrestare la carta da stampa. Di nuovo, arresto e fissaggio possono essere riutilizzati sia quando si sviluppa la pellicola che quando si stampa, facendo attenzione a fermarsi. Perché se il foglio di carta stampata non viene fissato correttamente, voi all'inizio accendendo la luce non ve ne accorgete, ma nel corso delle settimane o dei mesi successivi il foglio di carta comincia a ingiallire, comincia a bruciarsi. Quindi il fissaggio comunque deve essere, diciamo, fresco, non di temperatura, ma fresco per quanto riguarda la miscelazione. E a questo punto, finito il fissaggio, che di solito sono un paio di minuti con la carta polichinata, si passa poi al lavaggio e all'asciugatura. Quindi, 3 chimiche di cui 2 sono le stesse che si usano per sviluppare i negativi. Bene, allora, non mi vedete, ma d'altronde i nostri potenti mezzi non ci impediscono di poterci visualizzare in una camera oscura, dove l'illuminazione è fatta con delle lampadine che hanno un wattaggio talmente basso che non viene registrato dai sensori. Comunque, questo è il piano di lavoro. Adesso io metto il negativo che ho selezionato, poi inizio a salire. Vedete che si vedono anche le scritte. Quindi io voglio salire perché voglio prendere, questo è un ritratto, voglio prendere tutta la persona ritratta. Comincio a focheggiare, vado avanti fino a che non ho praticamente più parti bianche intorno. Volendo, si può anche stampare così una foto. Quindi con una parte bianca, la parte nera che è questa, che sarebbe il bordo del negativo, e in questo caso, vabbè, cambiando la distanza delle lame, si potrebbe arrivare a fare proprio a filo in modo da, diciamo, garantire che l'immagine non è stata tagliata in ripresa. E direi che potremmo anche farlo. Quindi facciamo così, cambiamo la distanza di questa lama. A questo punto abbiamo tutto il negativo inquadrato col bordo bianco che poi diventerà nero in stampa. Prendiamo il focometro. Appoggiamo il focometro, controlliamo il fuoco è assolutamente perfetto. Quando metteremo il foglio di carta, metteremo questo filtro rosso davanti all'obiettivo in modo da poter mettere il foglio di carta senza che il foglio di carta prenda luce e si bruci immediatamente. E poi vi faccio vedere anche un'altra cosa. Quando stamperemo, metteremo nel cassetto portafiltri il filtro gradazione 2, che è una gradazione intermedia. Adesso vedrete che il colore, vedete come cambia? Questo è il bianco, vedete che è leggermente magenta. Ecco, una cosa che ho dimenticato di mostrarvi, ve la faccio vedere adesso, che è ovviamente di fondamentale importanza, è il timer, che permette di regolare i secondi, far partire l'ingranditore e farlo spegnere automaticamente dopo i secondi corretti di esposizione. Riaccendiamo perché sennò voi il timer non lo potete vedere, ecco. E adesso ci accingiamo a fare la prima cosa. La prima cosa da fare è fare un provino, cioè si ritaglia una strisciolina di carta dal pacco di carta Ilford che vi ho fatto vedere prima. La si appoggia nella parte che interessa del negativo e si prova a fare una prima esposizione. Ok, allora l'immagine adesso è pronta. Abbiamo chiuso da 2,8 a 4, giusto uno stop, perché di solito quando si stampa non si chiude mai più di uno o due stop al massimo per avere comunque
se non c'è una planarità perfetta della carta per avere comunque una perfetta messa a fuoco grazie alla micro profondità di campo di questi obiettivi dal centro fino ai bordi. Mettiamo il filtro rosso, prendiamo un frammento di carta per fare il provino, controlliamo di mettere l'emulsione verso l'alto, ecco, lo mettiamo qui dove c'è il volto della persona, il diaframma l'abbiamo già chiuso, qui abbiamo il timer, lo mettiamo su 20 secondi e a questo punto togliamo il filtro rosso e facciamo il provino. Ecco, il provino è partito, quindi sono 20 secondi. D'altronde questo è un negativo molto 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 scuro e nonostante sia un basso ingrandimento ci vogliono parecchi secondi. Ecco, adesso la stampa è a posto e adesso passiamo allo sviluppo. Bene, facciamo partire lo sviluppo del provino, quindi 2 minuti. Tenete presente, se la casa madre produttrice della chimica dice 2 minuti a 20 gradi, se la stampa è troppo scura non potete tirare fuori il foglio prima e se la stampa è troppo chiara non potete lasciarla oltre i 2 minuti. Vuol dire che avete sbagliato l'esposizione sotto l'ingranditore. Quindi 2 minuti a 20 gradi sono imprescindibili. Se alla fine dei 2 minuti il provino e la stampa è scura, dovete ridurre i secondi. Se dopo i 2 minuti la stampa è chiara, vuol dire che dovete aumentare i secondi. Mi sembra che non è venuto assolutamente male. E adesso passiamo all'arresto. Bene, passiamo all'arresto, quindi lasciamo cadere il provino in modo da non contaminare le pinze dello sviluppo con l'arresto. L'arresto è di 1 minuto, serve come vi ho spiegato prima soprattutto a evitare di inquinare il fissaggio con lo sviluppo. Siccome questo è un provino, anziché 1 minuto, diciamo che lo riduciamo anche perché fuori di carta è molto piccolo. E se no finisce che ci troviamo un video tutorial lungo praticamente come via col vento. Quindi adesso passiamo alla fase di fissaggio. Passiamo al fissaggio, qua si possono usare le stesse pinze dell'arresto. Il fissaggio richiede di solito 2 minuti, però visto che qua si tratta di un provino che poi andremo a buttare, anziché 2 minuti facciamo una trentina di secondi e poi saranno assolutamente più che sufficienti per vedere il risultato finale. Fissaggio concluso, abbiamo acceso la luce. A me sembra che il provino non sia assolutamente venuto male, ma io direi che quei 20 secondi che abbiamo dato potrebbero andare bene anche per la stampa finale. Magari, visto che la fronte è rimasta così chiara, gli aggiungo sì, ma quasi, quasi gli aggiungo una decina di secondi che corrispondono a mezzo stop nella realtà, quindi da 20 passo a 30 secondi e adesso passiamo alla stampa finale. Siamo arrivati alla stampa definitiva, quindi prendiamo il nostro foglio di carta, controlliamo il perlage, quindi la parte leggermente riflettente è quella dove c'è l'emulsione. Abbiamo messo ovviamente il filtro rosso per evitare che la carta si bruci prima. Prendiamo il nostro foglio di carta, il timer che è stato impostato su 30 secondi, ok? Abbiamo messo un filtro di gradazione 2. Partiamo con l'esposizione. Bene, adesso l'esposizione è ultimata e passiamo alla fase straordinaria che è quella dello sviluppo integrale del foglio di carta. Ok, allora è arrivato il momento della verità. Il foglio di carta è stato impressionato, quindi abbiamo detto carta eFold Multigrade, finitura satinata. Il formato è il formato 18x24 cm. Abbiamo dato un'esposizione di 30 secondi. L'obiettivo è un Componon 2.8, l'abbiamo diaframmato F4 e poi abbiamo usato un filtro multigrade gradazione 2. Infiliamo il foglio nella bacinella. A questo punto le pinze non servono più perché è molto meglio far ondeggiare la bacinella. Ecco che sta comparendo l'immagine. Ve la faccio vedere dal vivo la comparsa dell'immagine. È sempre una meraviglia vedere quando esce la stampa. Qui aspettiamo invece i 2 minuti canonici, ovviamente. Bene, lo sviluppo è terminato, passiamo all'arresto. Come vi ho spiegato prima, l'arresto, oltre a bloccare istantaneamente
lo sviluppo evita che lo sviluppo vada a contaminare il fissaggio. Qui ci vuole circa un minuto per arrestare perfettamente una stampa politenata. E finito l'arresto, poi si passa al fissaggio. Abbiamo tolto il foglio di carta dall'arresto, adesso lo tuffiamo nella bacinella di fissaggio. Qui ci vogliono un paio di minuti per fissare perfettamente una stampa politenata. Il fissaggio è il Rapid Fixer di Ilford, che in 2 minuti è in grado di fissare perfettamente un foglio di carta politenata. Bene, allora i 2 minuti di fissaggio sono terminati e quindi adesso accendiamo le luci e vediamo il risultato finale. Bene, allora vediamo la stampa senza neanche passare dal via, cioè dal lavaggio. Scuotiamo un momento per evitare di sporcarci col fissaggio ed ecco qui la stampa. Se riuscite a vederla, direi che l'esposizione è venuta assolutamente perfetta, si sono mantenute sia le parti in ombra che le parti in luce, c'è il giusto contrasto, c'è anche il bordo nero intorno che appunto dimostra che è stato inquadrato tutto il negativo e non sono stati fatti i tagli. A questo punto passeremo alla fase del lavaggio, ma chiaramente non vi sto a tediare con il lavaggio che si fa comunque in acqua corrente per 4-5 minuti e poi la stampa, diciamo che asciuga per i fatti suoi. Bene, allora anche questa puntata strategica sulla stampa sta per terminare. Vedete che alla fine la cosa non è così difficile, basta imparare a esporre e a usare i corretti contrasti. Ingranditori usati, vi spiegavo, ce ne sono, ma ci sono c'è anche bisogno di trovare ingranditori nuovi a prezzi assolutamente accettabili. I costi della chimica sono praticamente simbolici, la carta non costa molto, calcolate che mediamente un foglio di carta già 24-30 cm costa fra 1 euro e 1,50 euro, ecco. Quindi diciamo che sono dei prezzi assolutamente abbordabili. Io con questo concludo la mia puntata, vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione e dal vostro affezionatissimo e bianconerista, anche se non sono juventino, ma non sono di nessuna squadra, Gerardo Buonomo, un arrivederci a tutti.